Come vedete, questa qua è una delle più tipiche strade di campagna, no? Lui è uno dei più tipici cani di campagna. Comunque è una strada fatta di buche, di pozzanghere, di fango che si appiccica alla carrozzeria e imbratta le macchine. Beh, sicuramente non è una strada comunque ad alta densità di percorrenza. Ma che particolarità ha questa strada? La particolarità, oltre alle buche e allo schifo che vedete, anche se oggi è lievemente minore perché è stata appena tirata quasi, diciamo, pianeggiante da un agricoltore che con un trattore è passato qui un po' a livellare la strada. La cosa particolare è che questa strada, in cui qua vedete bene il fango, i segni delle macchine e tutto quanto, conduce a una delle costruzioni più recenti e in teoria più belle di Novara, cioè la Cascina Corte Nuova. Questa è la famosa Cascina Corte Nuova di cui potete vedere anche il sito su internet. E chi prende casa qui è obbligato a fare una strada che gli concia la macchina da fare schifo. Vedete anche la macchina che arriva. Questo è l'ingresso. Qua per avvicinarsi a guardare il cartellone, guardate com'è la strada. E questa qui è la proprietà. Per carità, si parla di bellissimi appartamenti. Ci sono in vendita anche dei loft, degli appartamenti da 500.000 euro. Però penso che una persona che si compra un appartamento da 500.000 euro abbia anche magari una macchina proporzionata. E che cosa dovrebbe fare? Tutti i giorni venire qui, imbrattarsi la macchina, farsi fuori gli ammortizzatori o rischiare di incrociare un altro veicolo? Perché il problema qua è anche quello che incrociando i veicoli su strade così disseminate di sassi, basta un secondo per farne partire via uno e colpire la carrozzeria o il finestrino di un altro. Poi cosa si fa? Constatazione amichevole, cosa ci si inventa? Si fa qualcosa per andare tramite assicurazione? Per carità, va bene. Ma la colpa poi di chi è? Di chi ha fatto partire il sasso o di chi tiene la strada così? Il punto è, di chi è questa strada? Chi è il proprietario di questa strada? Questa strada una volta era di proprietà della Cascina Corte Nuova. Ma mi risulta che non lo sia più in quanto sia stata ceduta a un ente novarese. Quale ente? Forse il comune. Vabbè, approfondiremo questo aspetto e vediamo se più avanti avremo una risposta. Ciao, ne? Vi lascio con ancora un paio di immagini della strada, come è messa per raggiungere l'entrata principale della Corte Nuova. Garage. Sono buche profonde decine di centimetri. E questo è lo stato.